Siamo insieme a Davide del movimento Nota Terzo Valico di Novi Ligure. Dunque, oggi è questa grande giornata, una manifestazione molto partecipata, una battaglia che però si inserisce in un quadro politico che non la vede esattamente così. Vediamo in questo momento i partiti che in modo quasi del tutto unanime insieme ai sindacati si schierano in un modo o nell'altro comunque a favore del Terzo Valico. Qual è la risposta che oggi questa piazza ha dato? Sì, oggi siamo in tantissimi e anche questa volta cercheranno di far finta di non vederci. Sarà difficile per loro perché siamo veramente migliaia qui ad Arquata oggi. Finora hanno cercato di ignorarci o di ridicolizzarci, nel migliore delle ipotesi, dicendo che i dati che diffondiamo sono poco seri. In realtà le assemblee che facciamo, tutte le volte che ci incontriamo con i cittadini, diamo delle informazioni che loro non danno. Facciamo un lavoro che le amministrazioni locali dovrebbero fare, che la politica dovrebbe fare, che invece non fa. Solo a noi spetta il compito di informare i cittadini che sono preoccupati e vorrebbero sapere come mai gli amministratori non dicono nulla loro riguardo a quest'opera. Sono arrivate ultimamente anche le dichiarazioni vergognose dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che sembrano un copia e incolla delle dichiarazioni del Partito Democratico, che dicono che l'opera si deve fare, nonostante loro sappiano benissimo cosa è successo nel Mugello, proprio perché ci furono centinaia di segnalazioni sindacali nel Mugello per la violazione delle norme dello Statuto dei lavoratori, turni massacranti, uso indiscriminato di esplosivi, un morto al chilometro, di DPI inadeguati, lavoro nero, mafia nei cantieri. Ecco, loro parlano di questo come se fosse un effetto collaterale, un qualcosa di insopportabile, un qualcosa di normale. Noi pensiamo che sia vergognoso. Grazie mille, la gente direi che oggi ha dimostrato di aver capito quelle che sono le ragioni dei comitati contro il Terzo Valico. Grazie e buona manifestazione.